Bentornato nel mio canale. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 20 settembre 2021. Ti auguro di mantenere sempre un pensiero positivo per lavorare in modo efficiente. Di che segno sei oggi? Guardiamo il video per scoprirlo. Oroscopo Pesci. Coccolatissimi dalla luna, la vostra grande amica. Chi ben inizia è a metà dell'opera, sentenzia il proverbio, e allora sentitevi già arrivati. Con la luna nel segno in coppia con Nettuno vi svegliate già di ottimo umore, continuando la risalita di ora in ora, grazie al trigono di Venere e al sestile di Urano. Tutto appagante quest'oggi, le uscite con gli amici, le scarpinate in montagna in cerca di funghi, il recupero di incombenze rimaste indietro. In vista di esami e concorsi puntate su una preparazione poliedrica sostenuta da vari input, letture, conferenze, viaggi. Approfittando a proposito di questo argomento sempre così gradito della super offerta per un long weekend ancora estivo sulle nostre isole. Tra amicizia e amore un ponte sottilissimo, se siete già felicemente in coppia soffocate l'attrazione tramutandola in ruvido affetto, ma se il cuore non ha padroni via libera alle danze. Una crisi state per bussare alla vostra porta e presto si manifesterà nella vostra vita, le scelte per la coppia saranno difficili e con molti sacrifici. In alcuni casi si potrebbe decidere la separazione di comune accordo per incapacità a superare i problemi. Irritazione nel partner che si mostrerà insicuro, abbandoni e separazioni possibili, ricongiungimenti impossibili. Ritorni mancati o irrealizzabili. Se siete innamorati di qualcuno in gran segreto fate attenzione che Mercurio in aspetto negativo non comprometta i rapporti con questa persona o ne generi, involontariamente, un'avversione per voi. Ti converrà riposare di più e evitare di frequentare persone tristi. Marte ti darà energia, coraggio, determinazione. Oggi tenetevi ben stretto quello che avete guadagnato e non sperperate assolutamente, l'economia di oggi sarà il frutto di domani. Una pausa rilassante vi farebbe bene. Dopo riuscirete ad affrontare al meglio le questioni spinose della vita. Notizie in arrivo per telefono o per email, alcuni potrebbero restare particolarmente colpiti dalle stesse. Non ribaltate sugli altri le vostre responsabilità, soprattutto in amore. Amore è assumersi le proprie responsabilità in tutto e per tutto, anche prendendo decisioni importanti ma soprattutto definitive. Forti emozioni. Fascino. Un amico avrà bisogno del tuo sostegno. Bene i contatti con l'estero e con ambienti ecclesiali o organizzazioni umanitarie. In amore, non essere geloso. Chiarite subito ciò che c'è da chiarire in amore. Se avete un ex che vi interessa ancora, questo è il momento utile per chiedergli un confronto sereno e aperto. Vi schiarirete le idee e saprete come comportarvi poi. Esplorate il vostro cuore e vedete se per caso non vi sia qualche piccola macchia che possa oscurare un incontro importante che potreste fare e che merita tutta la vostra attenzione. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner. Se oggi avete un appuntamento romantico non andrà esattamente come speravate. Sarete nervosi perché presi dalla fretta di liberarvi di queste questioni sembrerà di non poterne uscirne fuori. Sapete benissimo che la vostra coscienza vi incita a fare di più, perché ultimamente siete stati troppo negligenti sul lavoro e questo potrebbe crearvi qualche problemino in questa giornata. Il sole negativo ancora dal segno tecnicamente ostile per voi nella ruota zodiacale della Vergine, stressa un poco il vostro fisico che può risentire dell'appena iniziata attività lavorativa manifestando segni di appesantimento, specie se appartenete alla Pescina terza decade. È necessario per voi fare ora molto moto e un po' di palestra se siete nelle condizioni. Potendo, ritagliatevi un momento di relax assoluto magari a contatto con la natura. È necessario per voi una fase di stacco dal quotidiano che, negli ultimi tempi, vi ha tenuto abbastanza impegnati. Nelle prossime ore prestate attenzione a un ritorno di fiamma. Le minestre riscaldate non sono quasi mai una grande scelta. Continuate a difendere le vostre scelte senza tornare sui vostri passi. Testa alta. Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa,
o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo. Avete cercato di dare tanto in questo momento anche nella vostra condizione, ma non tutti lo hanno apprezzato. In questa giornata, sarà il caso di fare il punto della situazione e non restare a guardare. Se vi hanno deluso, è giusto che loro lo sappiano e che prendano coscienza di ciò che si può fare per rimediare. Non sempre si è esenti dalle responsabilità, soltanto perché si sta attraversando un periodo particolare. Bisogna sempre ricordarsi dove ci si trova e con chi. Sabato Sniff, nessun pianeta vi dà contro ma nemmeno ragione. Anche la sensibilità sembra abbioccata, orientata solo sull'ecologia e il mondo animale, come se quello umano non vi riguardasse. Momenti di introspezione vi ricordano che guardarsi dentro aiuta a capire non solo se stessi ma anche il mondo esterno. Sogni e intuizioni illuminanti, se avete l'abitudine di giocarli all'otto non perdetevi questa opportunità. Amore ed Eros, il vero amore oggi è solo il vostro micio o il cagnolone sul quale riversate il vostro vuoto affettivo. Provate amore per l'umanità in genere, la madre terra, la natura, un sentimento universale e omnipervasivo che vi fa sentire parte di un tutto. Sarete letteralmente sommersi da telefonate, mail e inviti, tutti sembrano aver bisogno di voi e desiderare la vostra compagnia. Non fate i preziosi, cercate di aprirvi agli altri. Una rara capacità di intendervi col partner accompagna la vostra lunedì. Una bellissima luna in congiunzione è la vostra benefattrice celeste, dandovi momenti di intesa particolarmente profondi nel senso di una sintonia mentale con la vostra dolce metà il pianeta. In aggiunta, vi dona la virtù di saper ascoltare e comprendere le ragioni di chi vi sta accanto. Lavoro e denaro, Financial Times o stampa affine sempre alla mano. Inizialmente di finanza ed economia non capivate nulla, ma a furia di sentirne parlare al telegiornale o di leggere argomenti al riguardo vi siete fatti una cultura, ora potreste fare concorrenza a Malthus. Il turno sul lavoro lo prendete serenamente, specie in professioni a carattere sociale, che alleviano problemi e sofferenze. Oggi sembrate a capo di uno squadrone, anche se non siete i più esperti. Lo stress non vi spaventa. Battete tutti con il sorriso e assomigliate a dei caterpillar che lentamente riescono a smuovere montagne. Il Sole, in angolo astrologico contrario, specie se siete nati tra il 9 e il 15 di marzo, vi pone sfide, ma voi riuscite a superarle con strategie insperate. Saranno Plutone e Urano poi a offrirvi le opportunità per mostrare la vostra abilità, la indiscussa competenza, se anche questa lunedì siete al lavoro. Benessere, lo spirito non è così sereno come volete far credere, magari vi sentite prigionieri di situazioni che non siete stati voi a volere ma al momento non trovate una via d'uscita. In compenso il fisico sta bene, il fegato, uno dei vostri punti critici, lavora ottimamente e tutte le vostre funzioni sono perfettamente regolari. Se l'umore non è proprio al top, anche l'organismo ne risente e in generale non viaggia al meglio. Niente d'importante, comunque, tenete i piccoli disturbi sotto controllo ed evitate di andare in down. Per lei, il bel Casanova che appare e scompare dalla vostra vita torna a farsi vivo, se vi intriga non indagate, serata romantica in prospettiva. Per lui, mistero sulla vita di un'amica che non ve la racconta giusta, le vostre antenne captano che qualcosa di grosso bolle in pentola. Colore delle emozioni, azzurro mare. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.